Siamo in compagnia del dottor Pietro Morelli, specialista in clinica oculistica, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Siamo presso lo studio D'Amato di Castella a San Lorenzo e con lui parleremo un po' di quella che è la prevenzione dal punto di vista della cura degli occhi, insomma, un organo importantissimo. E iniziamo con la prima domanda. Dottore, volevo chiederle quando è bene sottoporsi ad una prima, per i bambini, ad una prima visita oculistica. Bisogna attendere che effettivamente i bambini ci diano un segnale, nel senso che manifestino i primi sintomi e dicono magari che non ci vedono, oppure preventivamente comunque effettuare una visita di controllo. No, la prevenzione del bambino deve essere pianificata, quindi la prima visita agli occhi è fatta dal neonatologo già alla nascita, soprattutto per riscontrare la presenza del riflesso rosso, quindi l'assenza di cataratte congenite. Poi è il pediatra che continuerà a fare un po' di prevenzione, controllando nell'ambito del bilancio di salute soprattutto l'orientamento degli occhi per evitare gli strabismi, per riconoscere gli strabismi e il riflesso rosso. In caso avverta qualche cosa di anomalo, manderà dallo specialista. Un primo controllo specialistico è opportuno dopo i 2 anni perché si sono assestati l'orientamento dell'occhio, quindi gli strabismi emergono verso quell'età. Fino a quell'età spesso si hanno strabismi che poi scompaiono spontaneamente. Poi un controllo invece della refrazione, cioè del viso vero e proprio, sia all'inizio dell'età scolare, che oggi è anticipato perché con computer, con l'uso dei telefonini, questi bambini sono sempre più precoci, quindi sono capaci di collaborare in visita oculistica già attorno ai 4 anni, 4 anni e mezzo. Prima si aspettavano i 6 anni. È importante la prevenzione perché spesso i bambini non si accorgono di non vedere bene, perché hanno sempre visto in quel modo, soprattutto non si accorgono se un occhio non vede bene. Quindi il famoso occhio pigro, la miopia, può essere curata nel bambino, poi diventa una situazione, dopo i 10 anni, una situazione oramai definitiva per cui non si può fare più niente. Quindi è importantissimo il controllo del bambino in età iniziale scolare. Lei parlava di computer, quindi si parla spesso di questo fatto, si dice insomma che stare davanti al computer tante ore fa male. Chi fa questo lavoro e lo fa deve stare necessariamente, quindi come può in qualche modo prevenire? Ma prima di tutto deve essere utilizzata, se ce n'è bisogno, una lente precisa, una lente esatta. Poi deve essere programmata una sospensione dell'attività. Per norma, oramai di legge, ogni ora c'è bisogno di una piccola sospensione, 10-15 minuti. Però negli Stati Uniti c'è la cosiddetta regola del 20-20-20, 20-20-20, cioè ogni 20 minuti fissare per 20 secondi un oggetto posto a 20 piedi di distanza. 20 piedi sono all'incirca 6 metri. Quindi questo per rilasciare l'accomodazione, cioè il muscoletto che serve per fissare in vicinanza e che durante il lavoro del computer sta sempre in tensione. Altra cosa da sottolineare è la necessità di inumidire bene l'occhio, perché durante il lavoro al computer l'ammiccamento, cioè il battere degli occhi, viene molto rallentato e quindi il film lacrimale evapora lasciando l'occhio Fa secco. ricorso alle lacrime Quindi fa artificiali. ricorso a una lacrima artificiale appena l'occhio inizia a bruciare. 3 regole per mantenere sano un occhio. Beh, prima di tutto una corretta alimentazione, soprattutto nelle donne e negli occhi chiari. Gli occhi chiari, soprattutto nelle donne, soprattutto nelle fumatrici, invecchiano velocemente. Quindi oramai
La distrofia maculare, che era una volta una malattia rara, sta diventando una piaga sociale, composta dalla perdita della vista da parte dei soggetti una volta molto anziani, oggi sempre meno anziani. E si combatte soprattutto mangiando cibi colorati, quindi tutto quello che è rosso, tipo il pomodoro, tipo la Le carota carote, rossa, notoriamente. tutto questo anche un buon bicchiere di vino rosso al giorno, possibilmente dell'annata, quindi non invecchiato, mantiene l'occhio bene, altrimenti bisogna fare ricorso agli integratori vitaminici. Una seconda regola è mantenere l'occhio in perfetta correzione, quindi se c'è bisogno di portare gli occhiali, anche se gli occhiali magari non piacciono, un tempo ci si vergognava di portare gli occhiali, oggi sembra quasi assurdo, ma molte persone ancora non amano portare gli occhiali, riescono a non vederci bene, ma non, e questo ovviamente porta una stanchezza. Con la possibilità di, noi chiamiamo la stenopia, cioè la stanchezza visiva, con cefalea, con arrossamento degli occhi, bruciore degli occhi, eccetera. E poi mantenere una corretta umidificazione dell'occhio. L'occhio deve essere sempre ben umidificato, noi non ce ne rendiamo conto, ma l'occhio lacrima continuamente. Questa lacrimazione serve a mantenere la cornea trasparente e a far scorrere bene la palpebra sull'occhio. Quando questo non succede e non si provvede a instillare le lacrime per inumidire l'occhio, a volte l'occhio si infiamma, si irrita e quindi ha una lacrimazione reattiva. Quindi molto spesso i pazienti che vengono lamentando che l'occhio lacrima, piange, spesso sono pazienti invece che hanno un occhio secco, al contrario. Quindi in quei casi la lacrimazione viene corretta, per strano che possa sembrare, con le lacrime artificiali. Un'ultima domanda, vista diabete e rischi. La retinopatia diabetica è oggi una delle maggiori cause di cecità in Italia, quindi va assolutamente controllato. Il controllo viene fatto in collaborazione col diabetologo, ovviamente. Quindi nell'ambito della diabetologia ci sono dei controlli almeno annuali che si debbono fare e fra questi un fondo oculare. Il fondo oculare viene fatto dall'oculista, se l'oculista trova che c'è già qualche danno al diabete, prende in carico il paziente per quanto riguarda la terapia della diabetica, fermo restando che il primo rimedio per la terapia diabetica è controllare il diabete. Quindi comunque è importante una strettissima collaborazione fra diabetologo ed oculista.